negli altri cembali che abbiamo avuto modo di ascoltare nel mestiere, il francese e gli altri simili. E quest'altra piccola barra invece blocca la corsa dei saltarelli del registro di Nazzardo. Registro di Nazzardo che agisce, non c'è un'ulteriore fila di corda, ma agisce sul registro del principale. Quindi il principale e il Nazzardo. Salviamo la tartaruga centenaria. Il registro del Nazzardo pizzica sulle corde del principale. Quindi questi due, questo permette, cioè non dà la possibilità di utilizzare il principale e il Nazzardo in contemporanea. Un'ulteriore caratteristica che è nascosta all'interno è il cosiddetto accoppiamento a dog leg, o a zampa di cane. È una cosa caratteristica di questo strumento, ma anche di altri costruttori, per cui anche questa tipologia di accoppiamento permette delle combinazioni che negli strumenti, diciamo, più, tra virgolette, se vogliamo utilizzare il sistema termine classico, non ci sono. Quindi di per sé lo strumento è nella foggia delle sembianze simile a molti altri clavicembali, ma presenta queste caratteristiche tecniche che lo differenziano da altri strumenti, diciamo, coevi. In più, proprio per un altro elemento tecnico molto interessante, è costruito con quello che viene definito il doppio bandside. Nella maggior parte degli strumenti la tavola armonica è unita allo strumento, alle fasce, per cui tutte le corde, le corde scaricano la tensione sulla tavola armonica, ma anche sulle fasce, ma di fatto questa compressione avviene anche sulla tavola armonica. Su questo strumento non c'è, poi lo noterete, sembra come se la tavola armonica sia scollata dallo strumento, ma di fatto è volutamente così. La tavola armonica poggia su una struttura interna che è separata dalla struttura che vediamo nello strumento. C'è tutta una motivazione, perché, ma non mi dilungo oltre, non vi tedio oltre, ma le notizie sul costruttore si trovano tranquillamente in internet, la storia, la famiglia Dulken, è stata reputata dal Barney, dopo i Rukers, i più importanti costruttori fiamminghi, sempre pensando a me. E va bene, detto ciò, vi chiedo, veramente molto importante perché c'è successo anche recentemente, dei telefonini, di spegnerli, silenziare, li controllare, anche se di là si occhi, posso silenziare, detto ciò, accogliamo tutti con un caloroso applauso il maestro Simone Pierini.
Bravo. Grazie.
del registro di un azzardo che Romeo ha esposto, ha illustrato all'inizio del concetto, più il registro di secondario. Avrete modo poi di sentire anche il azzardo inserito da solo senza ulteriori registri. Thank you.
musette dei, dei tamburi di Rameau. Thank you.
Thank you.
trasferire la marcia degli sciti.